Ma la disgrazia di Michele non l'abbandonava e il timore lo scacciava di luogo in luogo, tanto che, scorrendo egli la Sicilia, di Messina si trasferì a Palermo, dove per l'oratorio della Compagnia di San Lorenzo fece un'altra natività, la Vergine che contempla il nato bambino. Con San Francesco e San Lorenzo vi è San Giuseppe a sedere ed un angelo in aria, diffondendosi nella notte i lumi fra l'ombre. Sono sempre stato dell'opinione che l'Italia, cioè lo Stato, gli enti locali e ogni altra pubblica amministrazione, dovrebbe rinunciare totalmente e definitivamente alla custodia e manutenzione delle opere d'arte e anche dei manoscritti e dei libri rari, non potendoci permettere il lusso di regalare quadri, manoscritti e libri a quei paesi e a quelle istituzioni che sanno ben conservarli e proteggerli, si potrebbero fare delle grandi aste che certamente frutterebbero quanto basta per portare tanta gente dalle baracche alle case e per risolvere il problema idrico di tanti paesi meridionali. E l'effetto sarebbe così doppiamente proficuo, che risolveremmo problemi altrimenti insolubili, a quanto pare, e ci assicureremmo della sopravvivenza, non importa in quale altro paese del mondo, di opere destinate in Italia al trafugamento o alla distruzione. Ma a questa soluzione, che è tanto sensata e ovvia, da parere paradossale, si oppone naturalmente l'orgoglio nazionale, che è un sentimento del tutto alieno dalle cose concrete, che si appaga di parole e svanisce. L'Italia è il paese dell'arte, ma le opere d'arte badano in malora. Ancora una volta, dobbiamo amaramente constatare che questo non è un paese civile.